Non è stato facile insediarsi in un momento in cui è arrivato questo maledetto virus, un annus horribilis per un'impresa turistica. Procedere in un anno di pandemia è qualcosa davvero difficile, però a distanza di un anno possiamo tracciare un bilancio. Io lo traccerei partendo da tre numeri: 12, 52, 55. Non giochiamo all'otto, ma parliamo di 12 milioni di euro in arrivo, con un bando del Ministero delle Infrastrutture. 52 è purtroppo è preceduto da un segno meno ed è il minor fatturato, che il Porto delle Grazie ha, come suo risultato di fine 2020 a seguito proprio della pandemia. Su che cosa? Non un fatturato complessivo, bisogna chiarire. Ma su quella voce di ricavi che per Roccella però è molto importante, i transiti che dipendono poco dalla Porto delle Grazie, semplicemente un diportista che vada o torni dalla Grecia tendenzialmente si ferma a Roccella. In un anno, quanti transiti in media ha il porto di Roccella? Allora, la media si è attestata negli anni precedenti al virus sui 1700 passaggi. Nel 2020 abbiamo avuto 700 passaggi, quindi meno della metà. In termini di fatturato, però, vediamo che questa voce è Un po' più alta. sì, un po' più alta, 52%, perché siamo stati bravi, sono stati bravi le persone in porto ad accogliere le persone A trattenere qualche giorno in più. e a trattenere qualche giorno in più. Il vero numero che però dobbiamo dare è che nel 2020, a fronte di un meno 52% sui ricavi da transito, abbiamo un numero eccezionale, incredibile, quasi inaspettato direi, perché il Porto delle Grazie non aveva mai visto il segno più sulla principale voce di ricavi, che è quella dei contratti multistagionali, cioè i vecchi contratti annuali, e quest'anno per la prima volta nella storia della Porto delle Grazie c'è un segno più a questa voce di fatturato ed è di una grandezza che abbiamo verificata più volte, è così, più 55%. Ecco, non è casuale questa cosa, nel senso che vi siete adoperati per eliminare la stagionalità, diciamo più possibile, e allungare il Sì. Beh, periodo ad un anno. Come avete operato in tal senso? abbiamo operato anzitutto cercando di venire incontro alle difficoltà delle persone. Purtroppo il virus non ha messo in difficoltà solo le aziende, e chi vive nelle aziende lo sa, ha messo in difficoltà tutte le persone che si sono trovate a confrontarsi con una situazione molto più difficile di quella che l'ha preceduta. E quindi nella voglia, nel desiderio di venire incontro alle persone, abbiamo fatto un'offerta commerciale che mettesse chiunque nelle possibilità di pagare intanto di meno, perché tutti i clienti del Porto delle Grazie nel 2020 hanno pagato il proprio contratto meno dell'anno precedente. Avete calato i prezzi, insomma. Abbiamo, sì, abbiamo decisamente calato i prezzi, abbiamo cercato come fare per venire incontro ai clienti senza far soffrire troppo la società, perché la società poi deve avere un suo equilibrio di Avete bilancio. attratto clienti anche da fuori, immagino, in questo modo. Sì, ne abbiamo attratti tanti, ecco, lì veramente molti di più di quelli che pensavamo, ed è stato un fatto molto positivo perché il nostro primo desiderio era quello di dare a tutti la possibilità di pagare di meno, cosa che è avvenuta, di dare a tutti la possibilità di pagare in più tempo, cosa che i clienti hanno potuto scegliere. E poi fortunatamente questa offerta è piaciuta anche a clienti, a persone, diportisti che non erano clienti e che oggi hanno scelto Roccella come porto di stazionamento, peraltro non per un periodo breve o di transito, cioè nel termine di pochi giorni, non per un periodo di poche settimane con un contratto invernale, ma con un contratto multistagionale. Per esempio, oggi noi sappiamo che il tasso di saturazione del porto è in linea più o meno con il 2019, quindi siamo oltre il 70% di saturazione del porto, che vuol dire un piccolo ancora margine di crescita, il 10% deve essere riservato per legge dei transiti, ma quello che è la differenza è che questo 70% non è in porto per i mesi invernali, ma per oltre 11 mesi, quindi invece di 5 o 6 mesi per 11 mesi. E questo ecco il più 55% del fatturato. Più contratti multistagionali e maggiore permanenza in Molto porto. probabile che questi clienti rimarranno con costanza anche negli anni successivi. Questo lo speriamo, il marketing insegna che acquisire un cliente è molto difficile.
ancora più difficile è mantenerlo. E allora la sfida vera è incrementare la qualità dei servizi, che in tempi di Covid e quindi con tutte le difficoltà del caso non è una sfida esattamente semplice.